mondo che ci imponeva un lockdown necessario per la nostra salute, per la nostra vita. Io non voglio rubare tempo perché i saluti sono tanti, approfitto anche per salutare il sindaco di Nola, Carlo Bonauro, che è qui con noi, l'assessore alla cultura Vincenzo Martone, l'assessore alle attività produttive Luciana Napolitano Bruscino, ovviamente l'ho citata prima, l'amica Rossella Miccio. Ragazzi, per cortesia. Se magari facciamo un pochino di silenzio, perché dopo ovviamente ci sarà il brindisi con tutti quanti voi, però prima vorrei chiamare qui vicino a noi il professore Luigi Pasciari, che da diversi anni oramai si è avvicinato in modo più deciso al mondo Gigli, al mondo Stella. E quindi al professore Pasciari chiedo un suo pensiero, ovviamente qui questa sera alla vigilia del nuovo anno, perché il countdown per la festa 2023 è inevitabilmente partito. Prego, professore Pasciari. Io ho piacere e sono onorato di stare qui in mezzo a questa che non è, sì, è un'associazione, un circolo, come diceva lì, però è fondamentalmente una grande famiglia. E come ce ne sono anche altre di famiglia. E mi fa piacere stare qui perché giustamente abbiamo visto delle immagini di questi 3 anni di vuoto che ci sono stati. Ecco, noi dobbiamo dire grazie questa sera qui, perché siamo loro ospiti, al Circolo Paranza Stretto e a tutte le altre associazioni che nel corso di questi 3 anni hanno tenuto in vita la festa, ma soprattutto hanno lanciato un messaggio importantissimo. Si diceva che le paranze erano l'aspetto deleterio della festa, negativo della festa. Beh, in questi 3 anni, se c'era una parte della festa che non serviva, erano le paranze, perché i gigli non si sono portati. Ebbene, sono state proprio le paranze a valorizzare e a far vivere quelli che sono gli aspetti essenziali e le cose fondamentali della festa. E io in questo vedo anche la coerenza della presenza questa sera del primo cittadino della città di Nola e a fianco a lui di una nostra concittadina di Nola, che con il suo impegno, col suo lavoro, permettetemi di dirlo anche con un pizzico di orgoglio, è stata alunna mia. No, ci tengo a questo aspetto, farti una scherzi a parte. Sono quei, anche insomma, gli aspetti positivi e gli aspetti che riescono peggio, insomma, cioè, il demiurgo platonico trovava sempre l'opposizione della materia, a volte riusciva, a volte scherzi. No, dicevo, questa duplice presenza, da una parte l'istituzione cittadina che rappresenta l'unità organica di noi nolani, che piaccia o no siamo un popolo, vero sindaco? Siamo un popolo perché abbiamo una nostra identità, non abbiamo una storia, siamo la storia, perché fino a prova contraria Nola è un libro di storia aperto, dalla preistoria ai giorni nostri, e portiamo avanti la nostra azione su 2 valori fondamentali, quelli che sono i nostri 2 punti di riferimento, quelli che ci fanno conoscere nel mondo. San Paolino da una parte e la solidarietà e l'accoglienza, Giordano Bruno dall'altra parte, la tolleranza e la libertà di pensiero. Ecco, noi questi valori li conosciamo, li portiamo avanti, li abbiamo portati avanti in questi 3 anni, e quando a giugno, come tutti ci auguriamo, torneremo in diretta con quelle immagini, dovremo prima di tutto dire grazie a noi stessi, dire grazie a chi ha promosso queste cose, dire grazie a chi ha dimostrato che veramente la festa di G non è un modo di dire, è immortale,
perché mai come questa volta sembrava che questa festa dovesse finire, e invece anche questa volta la festa è rinata dalle sue stesse ceneri. E di questo dobbiamo dire grazie, non tanto a me, ma dobbiamo dire grazie a voi e dobbiamo dire grazie a tutti quelli che stanno fuori di qui, che a loro volta si stanno impegnando in questo. E stasera diamo il congedo all'anno vecchio, con un brindisi augurato, con una presenza qualificante e della quale è doveroso essere orgoglioso, perché Rossella le cose che fa sono straordinarie e Rossella ci tiene a far sapere che lei le fa venendo dalla terra di Paolino e dalla terra di Giordano. Grazie. Professore Luigi Pascioli, sindaco, è l'anno della ripartenza, è l'anno della ripresa. Come diceva il professore Pascioli, ci buttiamo alle spalle un periodo buio, oscuro, guardiamo con fiducia al prossimo anno grazie a questo straordinario popolo che è Nola. Buonasera, buonasera a tutti. Il professore Luigi Pascioli, da par suo, ha con profondità di pensiero e con proprietà di linguaggio espresso il senso di questo incontro.